Peppa! Uffa, non dirmi che sei già stanca, eh? È arrivata l'ora di girare una nostra nuova puntata di Amici a Quattro Zampe. Eh sì, insomma, la vita da star lo sappiamo che è dura. Comunque, nella scorsa puntata abbiamo parlato di Agility Dog, ma forse non tutti sanno che esiste anche la Tranquility Dog. Tu quale preferisci? Che ne dici se andiamo da Paolo a scoprire chi ci ha scritto oggi? Imperdibile l'appuntamento con la posta di Paolo. Chi ci scrive oggi? Ah, oggi Chiara, leggiamo la mail di Teo, che abita a Casazza e ha un cane fifone. Pensate, cari amici, che ha addirittura paura di camminare sulle griglie e spesso in passeggiata, se si devono fare gli scalini, quello si punta e rinuncia alla sua passeggiata, vuole tornarsene subito a casa. Addirittura. È un cane che non riesce davvero a godersi i piaceri della vita, questo, Che consigli possiamo dare al nostro Teo? Allora, per i cani un po' fifoni, ma anche per i cani anzianotti, un po' sovrappeso, semplicemente pigri, noi abbiamo ideato un'attività carinissima, si chiama la Tranquility Dog e il nome è tutto un programma. Allora, a cosa serve questa Tranquility Dog? Serve ad aiutare il cane a vincere parecchie paure e anche a gestire un